Buongiorno, bentrovati sul canale di areacentese.com. Come purtroppo tutti quanti voi e noi insieme ricorderete, un mese esatto fa una forte grandinata devastò il nostro territorio. Ebbene, ad un mese esatto da questo grave evento atmosferico, il sindaco di Cento ha pensato di inviare un messaggio, un video messaggio per fare il punto della situazione. Noi lo abbiamo scaricato dal suo profilo Telegram. Sentiamo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Esattamente un mese fa il nostro territorio, la nostra comunità veniva colpita da una fortissima grandinata. Il 22 luglio scorso, ricordiamo tutti, in particolare nelle frazioni nord del nostro territorio, 12 Morelli, Buonacompra, Reno Sentese, Casumaro, Molino Albergati, l'impatto devastante di quella grande grandinata che ha colpito anche comuni a noi vicini. Ad un mese esatto, appunto, come dicevo, vorrei fare insieme a voi il punto della situazione. Nel nostro comune l'ammontare dei danni per gli edifici privati supera i 35 milioni di euro, abbiamo raccolto quasi 1500 moduli di privati, quindi di cittadini e di imprese, per fare la cosiddetta conta dei danni. Per il patrimonio pubblico i danni ammontano a quasi 1 milione di euro. Anche qui stiamo cercando di capire come far fronte ovviamente a tutte queste spese per quel che riguarda il patrimonio pubblico del comune di Cento. Che cosa abbiamo fatto sin qui? Ovviamente nell'immediato ci siamo attivati per dare supporto e aiuto alle persone colpite con i mezzi che i comuni hanno a disposizione. Abbiamo immediatamente messo in campo una macchina organizzativa nei 3 giorni seguenti alla grandinata per fornire alla regione Emilia-Romagna nel minor tempo possibile la conta dei danni, cosa che è stata fatta, e di conseguenza poi la regione Emilia-Romagna ha firmato la richiesta al governo nazionale di attivazione appunto dell'emergenza nazionale. Abbiamo cercato di essere vicini alla cittadinanza anche facendo delle comunicazioni ad hoc per tutto quello che riguarda i permessi dei ripristini dei tetti, del fotovoltaico, di tutte le cose che purtroppo sono andate distrutte con la grandinata. Abbiamo gestito, a volte anche con qualche criticità dettato ovviamente dall'emergenza, tutto il tema della raccolta rifiuti, che in quei giorni è stata ovviamente molto più importante in termini di quantità che nei periodi ordinari. Come sindaci dei territori colpiti, questa è una cosa molto importante perché ci stiamo muovendo in maniera sinergica e coordinata tra di noi, abbiamo firmato con i colleghi dell'Alto Ferrarese alcuni giorni fa una lettera firmata anche insieme alle associazioni di categoria, che abbiamo indirizzato ai parlamentari di Ferrara, ai parlamentari del nostro territorio, per chiedere che a livello nazionale si attivino tutte le cose di cui i nostri territori hanno bisogno, in particolare prima di tutto il sistema degli indennizi per i privati, per i cittadini e per le imprese, e poi la sospensione dei mutui, cosa che abbiamo visto essere molto importante anche nelle precedenti esperienze di emergenza che i nostri territori hanno vissuto. In ultimo, proprio in queste ore, sto ultimando una lettera che invierò agli ordini professionali, degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, per chiedere a loro una collaborazione da costruire insieme nel tentativo di essere vicini ai tanti privati, alle tante persone che dovranno fare e che stanno già facendo dei lavori o di messa in sicurezza o di ripristino delle proprie proprietà, perché ovviamente insieme ai costi di realizzazione ci sono poi anche i costi, diciamo, tecnici di progettazione. Quindi su questo, quando sarà possibile, ovviamente darò notizia a tutti quanti. E continueremo come sindaci, io come sindaco di Cento, a stare vicino alle persone che sono state colpite, tante, da questa grandinata. È molto importante però che si attivino tutti i livelli di governo. La regione Emilia-Romagna ha stanziato
un primo fondo da 3 milioni di euro. Ora stiamo attendendo la legge regionale che ci potrà dire come questi soldi potranno essere spesi e speriamo che il prima possibile arrivi anche, diciamo, l'impegno del governo. Come sindaci siamo fiduciosi, dobbiamo essere fiduciosi e vi assicuriamo che continueremo a fare la nostra parte per quel che compete a noi come ente locale, come comune, ma anche nell'attivare i livelli superiori di governo perché nessuno si dimentichi della grandinata del 22 luglio. Con questo è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione, state sempre collegati con noi attraverso tutti i nostri canali. Ancora una buona giornata, alle prossime!